Intanto benvenuti a tutti, grazie per la vostra presenza. Questa sera presentiamo una iniziativa che riteniamo importante. Mi presento, intanto sono Giovanni Stravato, presidente dell'Istituto San Francesco, e mi scuso immediatamente per il ritardo, ma non sono riuscito a conciliare bene i due impegni. E vi dicevo, presentiamo una iniziativa importante che è l'intervento formativo, il CF, per una pedagogia inclusiva, dall'integrazione all'inclusione, paradigmi e metodi. È un progetto approvato e cofinanziato dalla Regione Lazio e realizzato dalla cooperativa Ricerca Educativa, che è l'ente capofila, dall'ISTIS, l'Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali, di cui è presidente la professoressa Luisa Mango, che è qui accanto a me, e dall'Istituto San Francesco. Ma è un'iniziativa che realizziamo, che attuiamo per una rete di scuole, e cioè l'ITIS Pacinotti, Istituto Tecnico Industriale, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di cui è dirigente scolastico Mario Fiorillo, il professor Mario Fiorillo, che è qui con noi anche lui, il liceo classico e linguistico Gobetti, l'istituto tecnico commerciale del Libero, che ugualmente è presieduto, si diceva una volta, dal professor Fiorillo, e il liceo delle scienze umane San Francesco. Un'iniziativa dunque di rete, come si dice, che coagula, mette insieme le diverse realtà, di cui una io ritengo molto importante e qualificante, cioè l'ISTIS, presieduto dalla professoressa Mango, vi dicevo, che è una associazione, ma direi meglio una istituzione che in una lunga storia, nella sua lunga storia, si è affermata proprio per la minuziosità, per l'attendibilità, per l'importanza degli studi che compie proprio per l'inclusione sociale. Io direi di iniziare questo nostro momento, che introduce il corso vero e proprio, con l'intervento, se è pronto, del professor Fiorillo. La chiusura sarà dedicata poi alla professoressa Mango. Aspettiamo anche la professoressa Del Sole, dirigente del liceo classico Gobetti, che ha anche lei un impegno concomitante, ma ci raggiungerà, ci ha garantito. Professor Fiorillo. Io pensavo di dover parlare, per cui stavo finendo di sistemare le mie slide. Allora, mentre finisce il preside, proporrei, mentre finisce lei molto cortesemente di preparare le slide, io dico brevemente alcune cose. Allora, intanto stavo dicendo che ogni giorno dobbiamo essere solerti e attenti nel filmare le firme di presenza, perché poi rilasceremo l'attestato, ma l'attestato va documentato con le firme di presenza, perché poi dopo la regione vorrà delle pezze di appoggio. Questo per dirvi che c'è anche dietro questa organizzazione di corso un livello di serietà, insomma, con cui vogliamo realizzare questa iniziativa. L'altra cosa che volevo dirvi è che abbiamo pensato di organizzare il corso sia con delle lezioni frontali, ma anche con dei laboratori, perché vogliamo veramente che ve ne andate a casa con delle cose pratiche, no? Mi faccio carico di questo, preside, poi lei aggiungerà quello che vuole e che ritiene più utile, perché si parla molto, però poi le questioni pratiche rimangono un po' appese. Quindi noi pensiamo che come output del corso
Poi le persone che hanno partecipato nei laboratori si devono proprio provare sulla costruzione di unità didattiche inclusive. Questo è un po' il discorso. Quindi vi viene richiesta non solo la presenza, ma vi viene richiesta la competenza esperienziale, cioè i problemi che voi dovete affrontare ogni giorno nella scuola, vorremmo che nelle ore di laboratorio si provasse a portarli qui e a trovare delle soluzioni insieme. Prima di così voglio di iniziare realmente il discorso, voglio anche dire che a parte nella cartellina troverete sia delle note informative, sia il programma, sia le note informative che riguardano la scuola San Francesco, sia le note informative che riguardano l'istituto, che è un, come diceva già il presidente, è un istituto di social work, cioè che studia, fondato da Zanotti Bianchi e Adriano Ferrarotti, e che studia i nuovi modelli di welfare. Tra i nuovi modelli di welfare noi dovremmo attuare questo benedetto passaggio dalla pedagogia dell'integrazione alla pedagogia inclusiva. E questo e troverete anche una copia della rivista e gli elementi per collegarvi, se volete, alla biblioteca che ha 6.000 volumi tutti sui problemi del welfare, quindi è un servizio che noi vi mettiamo a disposizione nel caso aveste necessità di ricerche, lavori, eccetera eccetera. L'altra cosa che volevo dire era, forse molti mi conoscono, però presentarmi anche perché questo corso dietro è stato costruito con un nucleo tecnico che sono i dirigenti scolastici e anche nella mia figura, che oltre ad essere presidente dell'ISIS però sono anche neuropsichiatra infantile e docente di didattica dell'inclusività nell'ambito del corso di terapia occupazionale dell'Università di Chieti, dove abbiamo messo in piedi un percorso sperimentale fatto con il CSA di Chieti, triennale, per mandare i nostri allievi terapisti occupazionali nelle scuole per cimentarsi su i sistemi di facilitazione dell'apprendimento. E quindi diciamo, questo corso che abbiamo proposto alla Regione Lazio vuole anche riproporre qui questa sperimentazione fatta a livello universitario, con l'idea che siamo tutti consapevoli che per passare una pedagogia inclusiva bisogna disseminare questa nuova cultura un po' a rete e cercare di mantenere un po' i collegamenti anche con questi nuclei formati in questa direzione, perché dobbiamo affrontare, la scuola deve affrontare un percorso di trasformazione dell'attuale situazione alla luce anche dei nuovi documenti internazionali che il MIUR ha firmato e di cui poi vi dite bene, e voi sapete che passare da un modello a un altro presuppone un po' di tempo e delle applicazioni. Ecco, detto questo, io abbiamo intitolato qui per una pedagogia inclusiva dall'integrazione all'inclusione, paradigmi e metodi, accenno solo prima di dare la parola al preside, che le cose nuove su cui gli insegnanti, gli operatori della sanità, gli operatori sociali hanno necessità di essere formati
e di praticare poi veramente nelle prassi sono la nuova classificazione internazionale delle disabilità e la carta dei diritti delle persone con disabilità. A questo, quindi questi sono i nuovi paradigmi. Padroneggiare questi documenti non è semplice, no? È una sfida che noi vogliamo fare in questo percorso. Ecco, io vi ringrazio, poi gradirei comunque che ciascuno di voi un momentino, non so preside come lo vogliamo fare, si presenta, dice perché, per come, chi è, che cosa fare, però forse lo possiamo fare subito dopo il suo intervento. Che ne pensa? Profuga anche lei, stiamo in concessione. No, per la verità... Le do il microfono, sì. Intanto. Per la verità io, nel momento in cui mi è stato proposto di intrattenermi per circa un'ora e mezza sull'integrazione nel sistema scolastico della scuola secondaria di secondo grado, ho pensato in quel momento di più che fare una lezione, perché io non sono uno specialista, io non ho le competenze della professoressa Lango, non ho nemmeno le vostre competenze, voi tutti o quasi tutti siete insegnanti di sostegno, per cui avete studiato queste cose, tutti i giorni le mettete in pratica e ovviamente tutti voi ne sapete più di me su questo ambito. Avevo pensavo di impostare questo discorso, questo incontro meglio, proprio sul piano delle difficoltà che giornalmente nella pratica quotidiana della scuola incontriamo. Io come chi deve organizzare tutte le attività, comprese ovviamente quelle relative all'integrazione o all'inclusione, all'integrazione prima, all'inclusione ora, e voi come quelli che poi sono in trincea, di solito i generali stanno nelle retrovie, per la verità nel caso nostro pure noi stiamo un pochino in trincea perché insomma con i ragazzi cerchiamo tutti i giorni di confrontarci, con le famiglie cerchiamo tutti i giorni di confrontarci e voi sapete bene quanto sia difficile confrontarsi a volte con non tanto con i ragazzi quanto piuttosto con le famiglie. E io ci aggiungerei un'altra cosa, tutti i giorni ci confrontiamo con i nostri colleghi insegnanti e voi sapete bene quanto sia a volte difficile, e io dico soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, confrontarsi tra insegnante di sostegno e insegnante delle discipline curricolari. Queste penso che siano poi i momenti, insomma, un po' di criticità del vostro lavoro, del mio lavoro, ma ripeto, soltanto per quanto riguarda la parte più organizzativa. E per cui a questa idea io poi ho associato anche quella di dover fare, non so, un piccolo, brevissimo resoconto di come dall'integrazione si è arrivati all'inclusione, o almeno per quanto riguarda gli aspetti non teorici, quelli li lascio agli esperti, li lascio a voi, li lascio alla professoressa Mango e agli altri esperti che parleranno successivamente delle altre lezioni. Ma sul piano normativo come tutto questo è avvenuto? Mi era venuto in mente anche di passare ad una parte un pochino più, come devo dire, un po' più polemica, che è la cosa che poi mi piace sempre di più, per cui mi ero anche così dilettato a raccogliere tutti i contributi critici nei confronti di tutte queste ultime innovazioni, chiamiamole così, della scuola italiana, dal 2010 ad oggi, BES, non BES, inclusione, non inclusione, ICF o non ICF. E sapete che il dibattito è molto vivo e insomma si scrive molto anche in maniera
come devo dire, a volte magari superficiale, ma a volte invece in maniera molto pregnante e incisiva su queste cose, perché poi tutto questo, come dire, deriva da un'impostazione ideologica, ma non ideologica nel senso politico, ideologica di politica della scuola, o meglio, di concezione di funzione, cioè meglio, di attribuzione di funzioni che si dà alla scuola, soprattutto nel momento in cui la scuola affronta i problemi dei ragazzi con bisogni educativi speciali. E già su questo aggettivo potremmo stare qui a discutere, perché speciali, speciali rispetto a cosa? Quindi sinceramente non sapevo come impostare, ero in dubbio meglio, come impostare questo discorso. Io ecco, ho preparato qualche slide, ma in maniera molto veloce, perché purtroppo gli impegni sono tanti. E una brevissima storia, giusto per richiamare qualcosa. La scuola italiana parte più che da... noi parliamo ora di inclusione, ci dibattiamo su questi termini, integrazione, in realtà si partiva dall'isolamento, perché la riforma Gentile prevedeva le scuole speciali, le classi differenziali, gli istituti addirittura si chiamavano così per corrigendi. Poi si è intervenuti con una grande riforma, quella della scuola media unica, e però pure nella scuola media unica erano presenti le classi di aggiornamento, si chiamavano così, e le classi differenziate. Anche quando si è istituita la scuola materna statale, ad esempio, si è pensato alla possibilità di sezioni speciali nell'ambito della scuola materna. Quando si è cominciati a discutere dell'integrazione e ad intervenire dal punto di vista legislativo, dal 77 con l'abolizione delle classi differenziali e con l'indicazione, non era ancora un obbligo, di non formare più le classi con più di 20 alunni in presenza di un ragazzo con handicap. Poi la legge 270 dell'82 ha definito il ruolo dell'insegnante di sostegno, e poi c'è stata la sentenza 215 dell'87 della Corte Costituzionale, è un po' tutto virato verso la scuola superiore, questo mio discorso, e quando appunto la Corte Costituzionale ha sancito che anche la scuola superiore avrebbe dovuto accogliere i ragazzi handicappati. Ecco perché si spiega anche qui, c'è un ritardo anche storico della scuola superiore nel porsi il problema della allora integrazione, e quindi ora conseguentemente dell'inclusione dei ragazzi handicappati, perché il problema si è posto più tardi rispetto alla scuola di base. E poi vabbè, la legge 404 del 92, che ovviamente ha poi imposto tutto quello che noi oggi conosciamo bene e voi conoscete meglio di me. Per la verità, sarà che è un mio pallino, insomma, non servirebbero tutte quelle norme che abbiamo visto prima così in maniera veloce. Perché per la scuola basterebbe mettere in pratica, ma qui è difficile, le norme che regolano l'autonomia. Purtroppo l'autonomia nella scuola è ancora non pienamente realizzata, perché la legge 59 del 97, poi il decreto legislativo 112 e poi il regolamento dell'autonomia, il DPR 275 del 99, danno alle scuole possibilità dell'autonomia sul piano didattico, dell'autonomia sul piano organizzativo. Tutto questo, basterebbero queste norme per darci la possibilità di attivare percorsi individualizzati, personalizzati, non servirebbero tutte quelle norme specifiche, basterebbero queste e basterebbero le vostre competenze, cioè le competenze di chi poi nella scuola lavora,
ci sarebbe un'altra cosa necessaria, diciamo così, una forma mentale di tutti gli insegnanti che possa portare a tutto questo, ad elaborare una strategia di intervento all'interno delle classi o per i singoli studenti, che sia veramente una strategia che porti all'inclusione. In Italia siamo bravi a fare leggi, no? A fare norme, ce ne abbiamo talmente tante che poi spesso sono contraddittorie. In realtà cioè, basterebbero norme, diciamo così, quadro, cioè di quelle che definiscono una situazione, entro le quali poi ogni soggetto che interviene deve avere una capacità professionale di intervenire e di come dire, determinare le situazioni, o meglio, di raggiungere quegli obiettivi che le norme stesse in tipo generale si pongono. Invece noi italiani abbiamo bisogno di che ci dicano tutto, che ci dicano anche come soffiarci il naso, perché se poi magari c'è un altro comma che ci dice ma no, quando ti soffi il naso ti devi tirare pure le orecchie, allora entra in contrasto e andiamo al TAR, no? Perché noi siamo bravi. Io ho scritto che la scuola italiana è l'unica al mondo aperta a tutti senza alcuna distinzione. Almeno un merito prendiamocelo, perché almeno nelle norme è così, perché ce ne abbiamo tante per cui tutte ci aprono uno spazio in più, alla fine siamo il più aperto di tutti, che poi non corrisponde nella pratica a questo. Se pensiamo, ecco, io proprio stamattina avevo un dato davanti, nella provincia di Latina, quindi insomma parliamo di dati reali nostri, nella provincia di Latina si iscrivono al primo anno delle scuole superiori 6.000 ragazzi circa, 100 più 122, escono, arrivano al diploma 4.500, cioè è il 25% che si perde per strada. Altro che bisogni educativi speciali, tanto speciali non sono se si perdono per strada il 25%, cioè tanto strani, sono bisogni educativi di massa, non di pochi. Ci poniamo questo problema? Ce lo poniamo a livello delle singole scuole? Cioè, perché, ripeto, a me poi piacciono i numeri concreti, perché un conto poi vedere il quadro generale in Italia, l'abbandono, non riusciamo a raggiungere gli obiettivi di Lisbona, stiamo indietro, l'Ocse ci bacchetta ogni volta, tutte queste cose, però poi diciamo sempre sì, vabbè, ma queste sono le regioni del sud, perché quelle del nord invece stanno alla pari, cerchiamo di vedere sempre il bicchiere pieno, anche quando non lo è. Invece se andiamo sui numeri nostri, sui numeri anche dei ragazzi della terza media, terza secondaria di primo grado, che in questo momento, oggi, perché scadono domani le iscrizioni, non sanno ad oggi cosa fare e che domani, diciamo, si iscriveranno ad una scuola qualsiasi pur di rispettare il termine della scadenza delle iscrizioni, o si iscriveranno alla formazione professionale, che sarebbe una nobilissima istituzione, ma che nella pratica poi sappiamo bene che finisce per diventare una passerella per uscire definitivamente dal sistema scolastico e per non permettere di accedere a quelle competenze di cittadinanza fondamentali, perché con tutto il rispetto per la formazione, fanno un degnissimo lavoro i nostri colleghi della formazione professionale, però per forza di cose finiranno poi per insegnare un lavoro, una tecnica. Sì, c'è la parte anche della cosiddetta cultura generale, ma quanto spazio ha e a che livelli di competenza porta i ragazzi? Già facciamo fatica noi nelle scuole, diciamo nelle istituzioni statali o paritarie, comunque del sistema scolastico italiano, del sistema scolastico, non della formazione professionale, ad arrivare a questi livelli, figuriamoci loro. La normativa europea, c'è cioè questa carta di Lussemburgo addirittura del 96, non è completa questa rassegna, ho cercato soltanto di
indicare qualche punto fermo che a me sembrava un pochino più importante, insomma, dei capisaldi, delle pietre miliari, che definisce anche i principi, le strategie per l'integrazione nelle normali strutture scolastiche come principio base dell'educazione. Vedete però che pure a livello europeo ci si pone il problema del cambiamento della mentalità. Lì è riferito in maniera più generica all'opinione pubblica. In realtà bisognerebbe cambiarla innanzitutto su chi poi opera nelle istituzioni educative. C'è la Carta Europea dei Diritti, che fa riferimento esplicito in un paio di articoli ai principi di pari opportunità e di non discriminazione. E poi c'è l'istituzione dell'Agenzia Europea per lo Sviluppo dell'Istruzione degli Alunni Disabili, quello è il sito internet, che è molto interessante perché ci apre un pochino più gli orizzonti rispetto ai nostri, che redige anche i principi guida per promuovere la qualità nella scuola inclusiva. Forse c'è anche un collegamento, non l'ho perfezionato perché non l'ho finito. Comunque, sono interessanti queste cose. A livello internazionale abbiamo la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dalle Nazioni Unite, che appunto stabilisce come diritti di tutti, anche di chi ha una disabilità, di poter accedere ad un'educazione primaria e secondaria inclusiva. Vedete, queste parole poi sono le traduzioni dai testi in inglese, no? Cominciano a venire fuori queste parole che nella scuola italiana, allora, almeno al 2006, ancora erano un pochino strane, oddio, erano presenti nel dibattito teorico, però poi sul piano sia normativo che della pratica quotidiana erano un po' estranei. Poi c'è sempre l'organismo dell'ONU, l'UNESCO, la dichiarazione di Salamanca, che è una sorta di manifesto della scuola inclusiva, ed è del 94, quindi stiamo parlando di 20 anni fa, E lo stesso l'UNESCO nel 2009, quindi in tempi molto più recenti, ha anche redatto queste linee guida sull'inclusione nell'educazione. Qui ho scritto una frase che insomma un pochino fa parte di uno dei sottotitoli di queste linee guida. Torniamo in Italia. Dall'integrazione all'inclusione. Quando è che comincia la legislazione italiana a rendersi conto, chi redige la legislazione scolastica italiana a rendersi conto che c'è necessità di intervenire in maniera diversa? Ripeto, io ho scritto prima che noi comunque dal punto di vista normativo siamo in un certo senso all'avanguardia nel mondo riguardo all'integrazione. Ci poniamo il problema poi dell'inclusione, c'è la famosa legge 170 del 2010, le nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Le finalità, qui forse è saltato, garantire il diritto all'istruzione, favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata, promuovere lo sviluppo delle potenzialità, ridurre i disagi relazionali, sono cose che voi sicuramente conoscete. Ovviamente questo si riferisce a tutti i ragazzi che hanno, i bambini e bambine che hanno i disturbi specifici di apprendimento. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Questo è uno dei tanti vulnus uno dei tanti vulnera che il Ministero, il nostro apparato, la nostra amministrazione centrale
poi determina. Le nostre norme, le linee guida sono pienissime di belle parole, no? Molto spesso le belle parole, i fatti non seguono. Preparare gli insegnanti. Voi vi siete preparati da soli, vi siete aggiornati da soli, così come state facendo venendo qua, o no? In questo caso sulle problematiche legate ai DSA, no? Nessuno vi ha imposto nulla. Io dico sempre, quale azienda privata non forma e non aggiorna le proprie maestranze, così si diceva una volta. Le aziende che vanno avanti, le grandi aziende multinazionali o nazionali che siano, che sono oggi all'avanguardia nel sistema produttivo, sono quelle che hanno investito e continuano ad investire tanto nella formazione dei propri dipendenti. Quanto investe il nostro ministero nella formazione vostra e nostra? Perché pure noi siamo lasciati un po' in sbando, anzi molto. La verità è che sono 40 euro l'anno per la formazione a noi dirigenti. Li possiamo spendere uno con gli altri. Un paio di libri. Preparare gli insegnanti. Chi li deve preparare? Come? Quando? Per scelta volontaria? E allora, rispetto all'insegnante che si prepara, come scritto qua, che si aggiorna, che cerca di stare al passo coi tempi, si pone il problema. Gli altri insegnanti che non lo fanno, che penalizzazione hanno? Non dico che premio hanno quelli che lo fanno, che sarebbe forse meglio metterla così. Ma ricade tutto sugli alunni? Ricade tutto sulla qualità del servizio. Il fatto che però voi oggi state qua significa, cioè, vi siete, come dire, imbarcati in un'attività che è dispendiosa sul piano dell'impegno, no? Vostro, perché insomma, dopo che uno ha fatto una giornata a scuola, fare una mezza giornata di scuola, non più come docente ma come studente, non è una cosa semplice e lieve. Ma questo perché lo sentite come un vostro dovere, no? di professionisti. Ma non è così, cioè non può essere così, deve intervenire qualcosa. Questa formazione per gli insegnanti di sostegno, per gli insegnanti, pure per tutti gli insegnanti, la ripeto, per tutte le figure della scuola, deve essere compresa negli obblighi di servizio. Ma non voglio fare l'assemblea sindacale, sicuramente è una cosa del genere, per cui. Però è così, nel senso che così come il dipendente dell'Abbott viene mandato in America perché la casa madre lì ha messo su una filiera produttiva di un certo tipo e viene mandato a spese della ditta, però il dipendente è obbligato ad andarci, se no il giorno dopo se ne va via, perché questo non deve essere anche qua? A spese della ditta, ovviamente, a spese cioè del ministero, e non con i soldi che, mi dispiace dirlo, cioè perché sembra sminuire un po', cioè adesso la cosa di cui stiamo parlando, cioè questi interventi sono eccezionali, cioè ben vengano, però non sono sistematici, cioè non fanno parte di un sistema, cioè l'azienda Miur non ha un suo piano di aggiornamento, o meglio ce l'ha, ma poi resta tutto sulla carta, anche perché poi non obbliga a seguirli. Ma obbligare a seguirli non significa obbligarli gratis, cioè obbligare, non so se ho reso l'idea, cioè, deve metterci i soldini, se no le cose non si fanno. Favorire la diagnosi precoce, incrementare la comunicazione, voi la conoscete bene, è stata la legge 170, perché sicuramente la si deve letta, studiata e anche applicata.
l'avete anche applicato. C'è il DM 5669, le linee guida legate al diritto agli studi di alunni, che sono in pratica una conseguenza, diciamo, della legge 170. C'è poi la direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e anche la conseguente circolare ministeriale del 6 marzo 2013, che fa intervenire per la prima volta questa terminologia dei bisogni educativi speciali. Poi sapete bene come è andata la storia: prima sembrava tutto categorico, dovevamo fare tutto entro il, poi invece c'è stata la circolare che ci ha detto ma sì, va bene, potete farlo pure dopo, però insomma il problema di fondo, a mio parere, resta quello della formazione dei docenti, di tutti i docenti, non solo dei docenti di sostegno, tanto più perché poi quando bisogna affrontare i bisogni educativi speciali non è più solo competenza dell'insegnante di sostegno. E cosa dice questa direttiva del MIUR? Che degli alunni nei BES, cioè studenti con il BES, sono sia gli alunni diversamente abili, sia gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, gli alunni stranieri, gli alunni con la sigla DHT, tipo in italiano, gli insegnanti di inglese che conoscono l'inglese mi perdoneranno, gli alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo, ossia non certificabili o diagnosticabili a livello secondario. E qui entra in gioco, io non adesso non entro nel merito appunto dell'ECF, questo sarà oggetto di trattazione di tutto il corso da chi poi ovviamente sa tutto questo, sa, conosce tutte queste cose molto ma molto meglio di me. Si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale, ecco, del funzionamento, cioè basata sull'osservazione delle, come dire, del quotidiana della, e non su un aspetto soltanto patologico. Poi cosa bisogna fare? Gli studenti con DSA bisogna acquisire le certificazioni sanitarie e poi bisogna adottare le misure previste dalla legge. E qui cominciamo già con le slide che non ho sistemato. Quindi per gli studenti che presentano il BES, il SEN, la sigla internazionale, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati. Allora, io in questo quadro mi fermerei qui, perché poi si potrebbe parlare del ruolo che deve avere il docente referente. Poi chi è questo docente referente? Se è l'insegnante di sostegno laddove c'è, oppure se è il docente coordinatore, e nel favorire le relazioni con le famiglie, nel curare la stesura del piano personalizzato, curare le relazioni, il coordinamento del consiglio di classe, questo è più compito del coordinatore, e di essere insomma il garante con la famiglia che poi questo PEP si realizzi. Così come tutto quello che cosa comporta a livello di singola scuola, la formazione in pratica del gruppo di lavoro e di studio, del gruppo di lavoro che va non a sostituire il GLHI, ma che va ad affiancare in un certo senso, meglio, ad avere dei compiti più ampi, più completi rispetto al GLHI. I componenti, vabbè, questi sono già dati. Poi il gruppo di lavoro per l'inclusione, che rileva i BES presenti nella scuola, organizza un focus, un confronto sui casi, fornisce consulenza e supporto ai docenti nella gestione delle classi, procede alla rilevazione, al monitoraggio e alla valutazione del livello di inclusività della scuola, raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze e poi elabora il piano annuale per l'inclusività. Permettetemi qui di nuovo di tornare su aspetti, anzi vi chiedo di intervenire a questo punto, per
perché insomma era così che avrei voluto, come diceva all'inizio, impostare. Cioè, dove stanno ora le situazioni critiche, le situazioni problematiche? Stanno nel rendere pratico tutto questo, perché alle belle parole dovrebbero corrispondere altrettanto bei fatti, o meglio, insomma, pratiche migliori addirittura. Perché tutto questo trova difficoltà? Perché lo trova difficoltà, ma è una cosa oggettiva. Non penso solo nelle mie scuole. Penso che in tutte le scuole superiori e forse anche nelle scuole di base, penso che in tutte le scuole superiori, o l'80% delle scuole superiori, quindi in Italia ci stanno sempre, l'80% delle scuole superiori d'Italia si ha enormi difficoltà a fare tutto questo, non a farlo, perché sulla carta lo abbiamo fatto tutti, l'abbiamo scritto tutti in chiaro, l'abbiamo inviato tutti entro i termini. Qualcuno qualche giorno di ritardo, l'abbiamo fatto tutti, ma sulla carta, perché poi, ripeto, sì, le linee guida declinano tutti i casi possibili di BES, ma i bisogni speciali, proprio perché speciali, io a un certo punto ho trovato un'indicazione di un ministero, cioè un corso di formazione fatto dal ministero, da un dirigente tecnico, in cui si diceva che bisognava fare una sorta di portfolio del ragazzo con BES dalla scuola, perché anche questo rientra, dalla scuola materna fino all'ultimo anno della scuola superiore. Ma io ho detto, ma questa è una, forse dal punto di vista scientifico, vabbè, ma secondo me è un'idiozia, no? Perché un bisogno educativo speciale, in quanto speciale, può essere, anzi forse è quasi sempre temporaneo, perché ad esempio il bisogno educativo speciale di un ragazzo di recente immigrazione dopo 2 anni non dovrebbe esserci più. Ma che significa allora che questo portfolio, oppure il bisogno educativo speciale di un ragazzo che assiste ad un fatto tragico all'interno della famiglia, tragico lo intendo pure, insomma, le botte tra papà e mamma, e che poi insomma gli provoca un trauma a livello psichico. Quanto tempo dura? Speriamo per il ragazzo che abbia un termine questa situazione di difficoltà, no? Di bisogno educativo speciale. Peraltro noi, quando dico noi, perché insomma per 20 anni e più ho fatto l'insegnante, davanti a questi bisogni educativi speciali e temporanei siamo sempre intervenuti, no? Cioè quando abbiamo, con tutti i consigli di classe, discutiamo, questo ragazzino purtroppo sta male perché i genitori si stanno separando, questo insomma in ogni consiglio di classe purtroppo c'è sempre il ragazzino che segue, in tutti i consigli di classe, purtroppo moltiplicato per il numero dei consigli di classe d'Italia. Oppure, poverino, cioè, no, sta passando un brutto momento perché lui ha 14 anni, adesso la mamma aspetta un altro bambino, magari da un altro genitore, da un altro compagno, momento di grave difficoltà. Quello è una bruttissima parola, di un bisogno educativo speciale. Per fortuna, speriamo che non temporaneo. Quindi che senso ha dover preparare una sorta di portfolio del bisogno educativo speciale? Vabbè, questo vuol dire che dovremo veramente riflettere su tutto questo e vedere come veramente riuscire a dare una risposta a dei bisogni educativi speciali o normali che siano, perché qui poi, come dicevo prima, c'è, cioè, che cos'è il bisogno educativo speciale? È speciale rispetto a cosa? Cioè l'artista pazzo, è pazzo, non so, Van Gogh, sono sempre gli esempi, no? Di questo genio pazzo e sregolato, è un portatore di bisogno educativo speciale, però poi è un genio. Quindi rispetto a che cosa è speciale? E qui però insomma ci allungheremo troppo, ci nutreremo in campi che poi sono effettivamente di disputa ideologica, mi viene da dire, rispetto ad una normalità che
quello che la società globalizzata di oggi ci impone o ci dà come modello dominante. Io vi chiedo di intervenire su questo, soprattutto chi, visto che stiamo parlando di scuola superiore, poi con la professoressa Persone parlerete della scuola di base, e quali sono le difficoltà che si hanno? Penso di averle un pochino, non mi sono molto addentrato nel campo delle difficoltà, ho appena accennato, perché per me è un terreno un pochino delicato per il ruolo che ho. Difficoltà dei rapporti tra l'insegnante di sostegno e gli altri insegnanti della classe, di come spesso ci sia difficoltà di relazioni, perché si viaggia su treni diversi, uno è Italo e uno è Frecciarossa, corrono tutti e due, sono tutti e due comodi, tutti e due hanno la prima classe, il vagone ristorante, però un è rosso, no, tutti e due rossi, uno è argento, uno è rosso e uno è argento, nel senso che tutte queste attività di formazione, dicevamo prima, non bisognerebbe riferirla destinarla solo agli insegnanti di sostegno, anzi, forse bisognerebbe a maggior ragione destinarla a tutti gli insegnanti, perché se parliamo di inclusione, a quel punto gli insegnanti di sostegno quasi, non dico che non c'entri più. Questo posso dire, è ottimissima questa. Dovevano fare una convocazione di consiglio di classe, siccome in classe c'è anche l'assistente scolastico. Un insegnante mi ha chiesto se devo mettere anche il nome mio, insegnante. Poi no. Ho solo quello dell'assistente. Ma non perché era, cioè lui aveva scambiato addirittura l'assistente con l'insegnante e viceversa. Cioè siamo a questi livelli. Quindi insomma il percorso è ancora lungo. Non è... Io pensavo che, perché siccome già mi era capitato forse una ventina di anni fa, mi è ricapitato adesso, una settimana fa, quindi vuol dire che in 20 anni questo ruolo dell'insegnante di sostegno non è né migliorato, peggiorato, dico, penso di no, però sicuramente non... Ovviamente l'altro aspetto poi è quello della... e anche qui vorrei andare avanti, di quello che ci... come dire, degli aspetti negativi che la politica dell'inclusione potrebbe portare. Cioè, quando è uscita questa direttiva, la prima cosa a cui ho pensato io, lo penso in molti che hanno pensato, è tutta una manfrina, scusate il termine, scusate l'espressione, per togliere gli insegnanti di sostegno e per dire, tanto ce l'hanno tutti i bisogni educativi speciali, tutti gli insegnanti devono essere pronti all'inclusione, preparati all'inclusione, e quindi a quel punto potremmo fare a meno dell'insegnante di sostegno. È vero pure che l'insegnante di sostegno, anzi meglio, è un po' le sentenze che ci sono state in questi ultimi anni, no? Hanno un pochino accentuato la stretta relazione tra il ragazzo disabile e l'insegnante di sostegno, perché la prima cosa che ci vengono quando parte un ricorso, la prima cosa che per far partire chiedono al preside, quante ore di sostegno hai dato a questo ragazzo, e già quello è un punto di partenza aberrante in un certo senso, perché sappiamo bene l'insegnante di sostegno è per la classe. Però poi, pure, insomma adesso devo parlare male di voi, pure gli insegnanti di sostegno a volte sono eccessivamente legati al loro ragazzo, nel senso, io ho 6 ore perché quel ragazzo ha 6 ore, e invece bisognerebbe avere un'ottica più ampia da tutte e due le parti, perché appunto già nell'80 era stabilito, 82, stabilito che l'insegnante di sostegno era per la classe, quindi doveva intervenire su tutta la classe, solo che però gli aspetti, per esempio i TAR intervengono
andando a dire i tribunali intervengono, andando a dire che Mario Rossi, siccome è disabile, ha diritto a 18 ore di sostegno, per cui tu preside cioè devi mettere un insegnante per 18 ore vicino a Mario Rossi, e questo un po' fa cazzotti. Ecco perché, come dicevo prima, la nostra legislazione, essendo farraginosa, finisce per essere spesso contraddittoria. Ci sono altri interventi? No, io pensavo a questa identificazione del BES, no? Che è un po' pericolosa, tra virgolette, in quanto il DSA, come legge 170, comunque definisce insieme a un'equipe. Cioè la certificazione comunque viene data sempre da un'equipe di esperti, l'identificazione del BES invece viene data dall'insegnante, e l'insegnante attraverso l'ICF, però non è, sì, sono insegnanti, però DSA, non gli insegnanti. Però i DSA invece hanno l'appoggio comunque da parte delle certificazioni, e quindi hanno un appoggio da esperti, quindi ecco, si può cadere se non si è preparati in questo settore qui, si può cadere anche. Infatti una tra le varie cose, Raffaele Iosa, che è uno che insomma scrive molto su queste cose, una delle critiche che fa è riguardo a queste BES, cioè meglio la direttiva del nostro ministero e la circolare, non è BES in quanto tale, dice che la medicalizzazione del ragazzo con bisogni educativi speciali è uscita dalla porta ed è rientrata dalla finestra, perché poi siamo noi stessi a chiedere una sorta di certificazione medica rispetto, no, che magari medica non è, però rispetto a come no. Mentre invece dovremmo avere quella capacità, ripeto, che poi è una delle competenze specifiche dell'insegnante, di individuare il bisogno educativo. A me speciale veramente non mi piace, verrebbe da dire particolare, individuale, bisogno educativo. Sì, particolare, però di quel ragazzo, e bisognerebbe poi intervenire su quello. L'utopia sarebbe, se ho 20 ragazzi in classe, ho 20 piani di intervento. Il problema è che non si riesce a farlo, però rispetto a situazioni che oggettivamente, perché l'osservazione degli, fino a che l'osservazione è di un insegnante, può essere, come dire, deformata da una particolare punto già dal punto di osservazione specifico. Però se è di tutto il consiglio di classe, allora si arriva all'oggettività. Poi, quando un ragazzo è di recente immigrazione, lì il certificato c'è, nel senso che è venuto da 6 mesi. Collegandomi a quello che diceva lei, no? Come dirigente, una difficoltà enorme che incontro è proprio questa, cioè quando il consiglio di classe, che ha dei professionisti in grado di individuare alunni con bisogni educativi speciali, in realtà poi quale difficoltà incontra? Quella di dover contattare le famiglie, e spesso, paradossalmente, qui lo dico con chiarezza, cioè le difficoltà più grosse le incontriamo con le famiglie anche di un'elevata cultura, cioè la famiglia che è composta di genitori che non hanno una grande cultura sono più facilmente abbordabili per quanto riguarda un discorso di questo tipo, si affidano completamente e quindi accettano questo disagio e ascoltano il consiglio di condurre il bambino presso la ASL, di fare diciamo degli accertamenti, delle valutazioni, e arriviamo anche ad una collaborazione, perché il problema nostro, come appunto come studio comprensivo, è proprio questo, cioè prima si individuano questi bisogni educativi specifici laddove sono legati ad una diversa abilità e prima si può intervenire. Noi per esperienza l'abbiamo visto che quando si interviene presto, nell'arco di 4-5 anni, quindi è possibile diciamo ottenere dei risultati notevoli. Quando invece questo non si fa, cioè io mi sono ritrovata nella scuola secondaria del Democrato con dei casi
e chi lavora con me lo sa, che non si possono più trattare in alcun modo. E recende la mia disperazione, cioè la mia ammissione di inefficacia come dirigente rispetto a dei casi per i quali ormai c'è pochissimo da fare. E mi riferisco, diciamo, chiaramente a un bisogno educativo speciale legato ad una ad un handicap. Quindi questa è la difficoltà, cioè dovremmo avere un aiuto per cercare di curare questo rapporto con le famiglie e dialogare su questo versante. Il problema, peraltro, pure lo stavo cercando di dire, invece non la trovo, insomma, prima abbiamo visto formare gli insegnanti e i genitori. Il problema è quello, insomma, c'è, indubbiamente c'è, per la verità c'era già prima, quando bisognava, come dire, far capire dei genitori che il loro figliolo qualche difficoltà ce l'aveva a livello cognitivo, no, ce l'abbiamo sempre avuto. Quindi, è vero questo, cioè che spesso sono le famiglie proprio di livello culturale più alto che fanno più fatica ad accettare quello che poi la realtà è oggi. No, lì voglio dire, forse ci possiamo fare poco, meglio, ci possiamo mettere tutta la nostra sensibilità, la nostra capacità di colloquio. Quello che possiamo fare a livello non di singoli ma a livello di sistema scolastico italiano invece è quello di formare tutti gli insegnanti, anche gli operatori, anche gli assistenti dell'assistenza specialistica, ma perché no, anche i collaboratori scolastici che fanno l'assistenza di base su queste cose. È lì che il nostro sistema scolastico è manchevole. Sulle famiglie, poi diciamo, è lì, come dire, è un problema di mentalità, è un problema di forma mentale più che altro. Io per me ho finito anche per dire. Intanto io volevo salutare Gina Borelli, che è il dirigente scolastico del comprensivo Don Milani, che è intervenuta sottolineando una difficoltà, lo dico anche per esperienza mia, che incontriamo spesso, troppo spesso, perché l'approccio con le famiglie in genere, io dico, non è mai troppo facile, perché talvolta, seppur con i modi più giusti, con il maggior tatto possibile, dobbiamo dire anche delle realtà, dobbiamo parlare anche di realtà che non fanno piacere alle famiglie, indubbiamente, però sono cose che vanno fatte, rientrano nel nostro ruolo di docenti, di dirigenti scolastici e vanno fatte. Certo, l'idea, la proposta che mi sembrava di cogliere nell'intervento della professoressa Bonelli era che non guasterebbe anche un ruolo di mediazione all'interno delle scuole, un mediatore, una persona con gli strumenti più adatti per questo approccio con le famiglie. Qualche esperimento è stato fatto, ma come tante cose in Italia, purtroppo pecca di episodicità e non ha continuità, che è quella che poi dà i risultati veri. Io volevo ringraziare anche la professoressa Maria Civita Paparello, che è stata con noi per un tratto, poi evidentemente un impegno o un'emergenza, diciamo così, l'ha portata fuori dalla nostra riunione, e chiamo qui da noi la professoressa Annalita Del Sole. Se siamo qui è perché crediamo nella nostra missione, perché questa sta diventando sempre di più una missione, sempre meno un lavoro, e quindi quello che ci viene richiesto è passione soprattutto, no? Quindi non difetta questa in tutte le situazioni che io vivo quotidianamente. Le difficoltà sono sempre crescenti, molte cose sono state dette già da mio collega, tutte condivisibili sicuramente. Il discorso che i fondi diminuiscono,
fondi per la formazione diminuiscono. Quindi è chiaro che le belle esperienze come quella che viviamo, che vi accingete oggi, no? Che intraprendiamo insieme oggi, sono relegate al rango di progetti e quindi mancano quel carattere di sistematicità che invece farebbe tanto bene alla scuola, perché bisognerebbe tornare a parlare di obbligo di formazione in servizio. Perché è strano, no? non ritenere la formazione come un capitale che vada comunque coltivato, perché non possiamo pretendere di spendere adesso 45 anni, tra un po' 45 anni di servizio per i massimi, no? Sto scherzando, 42-41, ma pretendere di spendere solo quello che abbiamo, solo quello che siamo riusciti, no? ad acquisire in competenza da una formazione iniziale, questo è assurdo. Quindi bisogna continuare sempre ad investire nella nostra professionalità, e questo purtroppo lo dobbiamo fare sempre di più con le nostre risorse, impiegando il nostro tempo senza riconoscimenti che tangibili, salvo quelli che i dirigenti possano farvi in tutte le sedi, no? Dove è possibile appunto ricordare quale sia il vostro impegno, e la vostra presenza qui ne è testimone, no? Quindi il discorso dell'excursus legislativo, quello che ha sapientemente ripercorso il mio collega, quindi definisce un cammino della scuola italiana, che è stata la scuola che ha saputo dare lezioni agli altri nel campo europeo, no? Quindi siamo stati noi ad avere una visione sempre meno selettiva, sempre meno pregiudiziale nei confronti del diverso, dell'handicappato, bruttissima parola, ma del diverso, di quello che è abile in maniera diversa, insomma di quello che è speciale, come diciamo oggi, e piuttosto che una visione selettiva che invece era quella in altri sistemi di istruzione in Europa. Quindi quest'Italia ha saputo anche in quel campo dare lezioni. Però arriviamo oggi e abbiamo delle splendide leggi, come diceva il collega, tante belle parole, a cui però poi non seguono le istruzioni, ma veramente operative, e soprattutto le risorse per metterle in atto, perché saremo tutti bravi, siamo bravi, no? A definire quali potrebbero essere anche le modalità organizzative, ma ci mancano i tempi, perché i docenti hanno il loro orario di servizio, e come pagarli per quello che gli si chiede, no? Di spendere in più. Quindi siamo bravi e sappiamo come potremmo fare per organizzarci meglio, con quali moduli organizzare questi percorsi personalizzati, perché fondamentalmente si tratterebbe di aprire le classi, quindi di lavorare addirittura in classe aperte, quindi di studiare dei percorsi che siano personalizzati, perché la scuola diventi sempre più non una scuola di tutti, ma una scuola di ciascuno. Questo è il punto fondamentale, la scuola non di tutti, che è la vecchia visione, no? La scuola che garantisce a tutti le stesse condizioni, no, la scuola deve essere di ciascuno, quindi la scuola deve riuscire a dare a ciascuno, speciale o meno, ma a tutti, ognuno nella sua individualità, una risposta adeguata e personalizzata. Ora, la legge, l'ultima, partiamo dal pretesto per cui siamo qui oggi, che è quella della direttiva 27.12.12, quindi della direttiva del 2012, che poi partorisce una circolare che è quella dell'8 marzo seguente, che fornisce l'istruzione operativa, e da questa circolare, da questi interventi, nascono anche le possibilità di attivare, grazie a questi progetti che sono meritori, degli incontri di percorsi di formazione. Ma anche qui abbiamo detto, forse avremmo dovuto farlo, voi avreste dovuto essere i maestri dei vostri colleghi. In questo caso l'esperienza che voi come docenti di sostegno avete acquisito in questi anni vi rende primus inter pares, dico io, rispetto a tutti i vostri colleghi. Qui bisogna operare una rivoluzione, cioè siete voi con la vostra esperienza a poter dare in questa materia degli spunti, dei suggerimenti. Gli insegnanti che sono insegnanti della scuola media, ancora di più quelli della scuola superiore, quelli della scuola elementare, quelli che provengono dal rango della scuola elementare, hanno una formazione che hanno anche dei percorsi di didattica, quindi hanno una capacità di mettersi in relazione e cercare di capire qual è la risposta ad ogni bisogno del singolo alunno. Ma quelli che provengono da una formazione che li porta poi a diventare docenti in una scuola media, una scuola superiore, vengono da formazioni settoriali, curricolari, spinte, e poco c'è, no? In questa formazione di quello che invece occorrerebbe oggi, cioè questa capacità anche di discriminare in un panorama, in una classe, quei bambini che hanno bisogno di un intervento particolare sulla scorta di considerazioni che devono essere sempre più pedagogiche e didattiche, che esulano dai contenuti della materia. Quindi è qualcosa che
va al di là di quello per cui sono stati formati e a cui si sono preparati. E questa è la grande, la grossa impotenza che soprattutto viviamo non tanto, diciamo, nella scuola primaria quanto nelle scuole medie e secondarie. E io lo so perché vivendo la duplice veste vedo quanto impaccio c'è nella scuola superiore rispetto invece a quanta anche più familiarità della scuola di base rispetto a questi temi. Parlare lì di un piano, far arrivare ad un piano annuale dell'inclusività vuol dire purtroppo per ancora oggi queste sono le funzioni strumentali, non ha senso. Cioè questa operazione deve investire tutto il consiglio, l'istituto, il collegio dei docenti. E questa è la rivoluzione che dobbiamo fare, dobbiamo partire dall'equipe, da tutti. Questa è un'operazione che interessa il singolo docente, tutti però, come sistema. E quindi ecco che la rilevazione dei bisogni educativi speciali diventa una determinazione non della figura di una figura sola, ma di un consiglio di classe. Ed è una determinazione fatta sulla base di non soltanto laddove siamo fortunati, c'è anche una pezza d'appoggio, abbiamo detto, no? C'è questa, diciamo, certificazione sanitaria che ti va pure ad indicare un DSA oppure a dire quando il DSA può essere anche in comorbidità con altri disturbi specifici evolutivi e quindi ci potrebbe essere anche un disturbo dell'attenzione, un disturbo dell'umore, un disturbo, altri disturbi che però non compromettono la funzionalità e quindi non portano al sostegno, ma vi danno una legittimazione, no? Una sicurezza di dire, di chiamare il genitore e dire sulla scorta di questa documentazione il tuo figlio, per tuo figlio abbiamo pensato a questo progetto e quindi è più facile che la famiglia divenga e condivida. Ma quando invece è più difficile e insidioso andare a riconoscere e soprattutto a definire anche, come ha detto il collega, perché ci auspichiamo che qualche disagio, che sia magari quello dello straniero, che sia magari quello del ragazzino che deve ancora metabolizzare un lutto, no, non si dilati troppo, no? Ma che sia un bisogno temporaneo. E quindi anche in quel caso tocchiamo dei tasti veramente delicati, diciamo convocare la famiglia, entriamo anche in sfere che magari sono molto private, molto intime, è difficile non urtare la suscettibilità, bisogna saper pure certi argomenti nei modi dovuti. E il dirigente spesso viene chiamato a soccorrere, ma in presenza degli insegnanti, convoca i genitori, cerchiamo di utilizzare tutto il tatto, tutta la delicatezza e riusciamo a far capire, ma soprattutto penso che sia un discorso anche di nostra tutela, cioè quello dovrebbero capire tutti. Per non arrivare poi in sede di valutazione, quando dobbiamo dare i voti, e come giustifichiamo una promozione? Quindi se noi riusciamo a far capire che è interesse di tutti a divenire ad un piano didattico personalizzato, un piano educativo individuale, PEP o PDP, per arrivare a quella definizione serve anche a tutelarci e a legittimare anche delle promozioni, laddove diciamo, i progressi non siano ragguagliabili, assimilabili a quelli degli altri, ma che però sintomaticamente rappresentano un progresso per quel ragazzo. Quindi, duplice importanza, quella anche di non solo di dare una risposta al ragazzo ma anche di tutela, però ecco, bisogna renderlo agevole, altrimenti ci continuiamo a incartarci, però nel senso di carta, a incartarci quando poi tutto il sistema ci invita a digitalizzare, a dematerializzare, noi rischiamo in questo modo ancora di creare altra carta quando quella poi non si traduce. Se fosse pure utile sarebbe anche auspicabile, ma quando poi questa carta rimane carta, allora veramente appesantiamo il vostro lavoro, appesantiamo il lavoro di tutti, creare dei file, creare per tutti gli alunni i PDP o i PEI, quindi i PEP. Quindi il discorso è questo: noi abbiamo dato lezione a tutti di inserimento prima, poi abbiamo capito che non era un inserimento, doveva essere una integrazione, abbiamo capito che la scuola deve essere accogliente vuol dire proprio etimologicamente nel senso di cogliere, quindi prendere e portare a sé, ma non in questo modo, cioè portare l'altro a sé, ma piuttosto portare noi all'altro, è una diversa prospettiva ma è significativa, cioè ascoltare l'altro, renderlo comprensibile a te stesso, quindi non renderlo assimilato a te stesso, quindi accogliere nel senso di riuscire ad ascoltare abbassandosi al livello. Penso che il maestro, il maestro proprio come figura emblematica, quindi nel maestro intendo tutti, docenti,
professori, il maestro sia veramente maestro quando riesce a comprendere la persona che ha davanti, a prima stabilire un rapporto, una relazione, ma a capire come lui, a parlare come lui parla, quindi a scendere a quel livello. Poi, dopo tutto questo dispendio appunto di leggi, di che cosa è cambiato nella scuola italiana? Siamo passati dall'inserimento, abbiamo visto la 517 del 77, e poi di là l'accoglienza, la scuola che l'insegnante di sostegno, perché lì si rischiava che l'inserimento fosse un'esperienza che tradisse tutte le aspettative. Ma allora che cos'è l'insegnante di sostegno? Andiamo a dipingere, a stabilire quali sono, no? Il ruolo dell'insegnante di sostegno, ma poi siamo passati nell'eccesso opposto, cioè ancora a discriminare anche l'insegnante di sostegno insieme al ragazzo, cioè a renderlo, come dice, con un comportamento che ancora purtroppo perdura, qualcosa insieme al suo ragazzo, al suo alunno, anche questa aberrante, come qualcosa di escluso rispetto al contesto. E allora passare da questa concezione veramente all'inclusione. Inclusione che cosa vuol dire? Il termine includere vuol dire trattare questo tema in una logica ecologica, quindi ecologica come sistema. L'inclusione vuol dire proprio questo, operare una rivoluzione di metodo. Siamo un'equipe, siamo un consiglio di classe e in questo caso le determinazioni vanno assunte tutti insieme, va insieme definito, va insieme individuato quel soggetto, ma abbiamo detto che praticamente sono tutti, come diceva il collega, i nostri alunni sono tutti speciali. Proprio oggi c'erano delle scadenze per dei progetti, perché purtroppo per avere fondi nelle scuole bisogna salire sulle, fare l'assalto alle dirigenze, dico io, saltare sui treni, cioè questi treni arrivano. Quando è stata pubblicata, pochi giorni fa, distanza 10 giorni, presentare il progetto. Questo ormai è diventata l'Italia del progettificio, perché le risorse, invece di darle alle scuole, di dare un organico funzionale alle scuole, perché quella sarebbe la vera arma per poter attuare quello che il collega diceva, cioè l'autonomia organizzativa e didattica, cioè utilizzare appieno, sfruttare tutti gli strumenti dell'autonomia, passa proprio per avere le risorse. Però poi parliamo di classi aperte, però la nostra gabbia è le classi, il nostro organico è sulle classi. Se io voglio lavorare per gruppi, per classi aperte, va da sé che ho bisogno di un numero maggiore di unità, quindi l'organico funzionale. E togliamo di mezzo tutti questi progetti che poi non sempre vengono finanziati, quelli veramente più meritevoli o per altre logiche si va a finanziare, che poi non è il caso di dire in quale altro modo anche poco trasparenti vengono dati poi questi finanziamenti. Quindi queste sarebbero le operazioni che potrebbero aiutare la scuola a farla decollare verso una dimensione che è quella di veramente un'organizzazione funzionale, efficace, no? Perché raggiunge il suo scopo, che è il successo formativo di tutti gli alunni. Questo è il nostro scopo, successo formativo di tutti, di ciascuno. Quindi avere questo organico, avere la possibilità di attuare questi gruppi di lavoro, avere la possibilità anche di uno sportello, come diceva il collega, quindi si pensa a uno psicologo, no? Noi ce l'abbiamo al liceo, ma perché anche lì c'è un progetto e funziona, perché uno psicologo a scuola che raccoglie, no, anche le confidenze di ragazzi e adolescenti che possono avere problematiche anche lì temporanee legate alla bulimia, all'anoressia, problemi che si vivono, no? Ci sono problemi tipici per ogni fascia d'età. E veramente lo sapete quante richieste di intervento, di aiuto, di ascolto abbiamo in quello sportello? Abbiamo quindi un servizio che funziona, ma anche lì fin quando dureranno le risorse. Quindi rendere sistematico, rendere ordinario, no? Avere anche uno psicologo nella scuola. Poi invece una cosa polemica, un piccolo contro, un altro dei vulnus, dei vulnera. Un altro dei vulnera di questa legge è quella che parte, per esempio, dall'esaltazione di questo lavoro che avrebbero fatto, certamente ha dei pregi, dei dati positivi, CTS, quindi i coordinamenti centri territoriali, partendo dall'esperienza fatta con le nuove tecnologie della disabilità. Tutta questa enfasi, guardate che se questa critica viene da una persona come me, per chi mi conosce, dell'amore che ho per la nuova tecnologia, potrebbe sembrare una cosa, quantomeno strana. Eppure, anche da me, anche per quanto riguarda una persona che ama, che pensa alla tecnologia come uno strumento che può sicuramente migliorare e facilitare,
pensare che tutto possa risolversi ancora con la nuova tecnologia, quindi con questi software. Voi provate a leggetevela la legge, la direttiva, no? Quanta enfasi dà questa, a questi CTS, ai soldi che vengono, l'avete letta, no? Cioè si rischia di fare un'altra volta delle matriosche, no? CTS, CTSI, no? Tutti questi organismi, tutte queste che rischiano di diventare delle sovrastrutture che mungono le risorse, e quando le risorse andrebbero date direttamente alle scuole. Sono troppo polemica? Sono forse più pratica, perché non vedo l'efficacia di un intervento di un CTS che può essere a livello provinciale di una scuola polo o di un pure a livello distrettuale, no? Perché si ipotizza anche dei CT a livello provinciale, distrettuale. Quindi tutti questi organismi dovrebbero dare consulenza, quindi per raccogliere le buone pratiche in materia di queste leggi che adesso poi sviscererete, quindi queste cose che approfondirete, dovrebbero dare formazione, quindi creare queste opportunità di formazione in queste materie e poi dare in comodato d'uso gratuito, sempre lì, i sussidi, quindi questi ausili, parla di ausili. Ora, quanti di voi hanno avuto in comodato d'uso queste cose anche nel passato da 2 anni a questa parte? Quindi, per me sono poco praticabili queste soluzioni. Io invece vedo delle iniziative sistematiche di formazione con il coinvolgimento, soprattutto obbligherei, lascerei ai docenti di sostegno la possibilità di avvalersi o no, obbligherei quelli curricolari a partecipare a questi incontri, perché questa rivoluzione la dobbiamo fare insieme. Queste cose, se continuiamo a ripetercele, e quelle sapete bene, potete insegnarle voi a noi. Se continuiamo in questo modo rischiamo che ancora di dircele tra di noi queste cose e di non sortire l'effetto desiderato, che è quello invece di cambiare le teste, cambiare le teste, quello che chiedono a noi, no? La testa, come deve essere la testa dei nostri alunni? Una testa ben piena? No, come deve essere la testa ben fatta, qui, ben formata. Io quindi sono orgogliosa che questa iniziativa, purtroppo, anche se con questi difetti che può avere, sia nata grazie a questa rete di scuole, quindi questo finanziamento ottenuto per il vostro corso, e sono contenta, penso e vorrò anche partecipare in altre occasioni con voi, quindi dividere questa cosa, e penso però di portarmi qualcun altro con me. Penso di dover coinvolgere anche qualcun altro, quindi è giusto che anche qualcun altro, magari qualche coordinatore, qualche docente, sia dove so che ci sono, dove ci sono classi, dove ci sono questi bambini, perché poi li conosciamo da dirigenti che partecipano a tutti i consigli di classe, a tantissimi consigli di classe, le situazioni le conosciamo. Ora, io se ci sono altri interventi, potrei dirvi, lo sapete, no? Che cosa sono l'ICF, sono queste International Certification of Franchising, quindi sulle funzioni, vuol dire che questa, a prescindere, si supera, diciamo, la patologia e si va invece nella funzionalità, nel contesto, no? Di vederli nel contesto. Quindi questo sembrerebbe, no? Diciamo, puntare più il dito, maggiore enfasi a quelle che sono le competenze, no? E quindi a oltrepassare quella che è la diagnosi, andare quindi sulla funzione, sulla fisiologia, e non più che altro, più che la patologia, e superare quel discorso del deficit, della manchevolezza, perché queste persone, se non hanno, se hanno sviluppo, non hanno qualcosa, la hanno in altro modo, in altre dimensioni. Quindi è tutta una rivoluzione, però questa rivoluzione la dobbiamo fare, le rivoluzioni funzionano e hanno possibilità di uscita soltanto quando sono rivoluzioni di massa. Quindi questo è il mio auspicio da persona che lavora nella scuola da quasi 30 anni, 28 per la precisione, una modesta ma lunga esperienza come docente, oltre un ventennale, per cui ho avuto però grandi rapporti, grandi insegnamenti ho tratto dai miei insegnanti, dai miei colleghi di sostegno. Per cui posso dire, sono veramente una risorsa nella scuola. Ed era bellissimo in qualche circostanza poter lasciare l'insegnante, no? Fare la lezione e potermi io dedicare ad un altro, qualche ragazzo per approfondire qualche concetto. Cioè, questo che bisognerebbe anche condividere anche la lezione, tutti gli ambiti, ecco, anche le lezioni curricolari. È chiaro che
è possibile magari la scuola primaria di più che una scuola secondaria, laddove poi le competenze curricolari, no, mettono il docente di sostegno un attimino più in imbarazzo, no? Ma in una scuola di base, cioè queste, no, non c'è praticamente nessuna distinzione. Il docente, che anche se di sostegno proviene dai ranghi dell'educazione fisica piuttosto che della musica, le materie, cioè il programma di una scuola secondaria, diciamo, è approcciabile, no? E si approccia con facilità. Quindi ci sono grandi mezzi, ci sono, la strada maestra è segnata da queste leggi, c'è la passione di tanti, fin quando ci sarà la passione di tanti, forse la scuola riuscirà a sopravvivere a questi scossoni terribili di questi anni, no? Sono terribili, noi lo viviamo tutti i giorni, la difficoltà di far quadrare i conti, come in un bilancio familiare, le entrate, la possibilità del dover però mantenere quello che abbiamo, addirittura comprare gli arredi, con i soldi del funzionamento, dover comprare le banche e i sedi, figuriamoci pensare di investire in un corso di formazione, è un'utopia. Veramente, almeno le scuole, non tanto le scuole del secondo ciclo, laddove c'è una, diciamo, una maggiore sensibilità, c'è una, o meglio, tradizione da parte delle famiglie a contribuire, veramente nelle scuole di base non ci sono fondi per poter pensare di investirli nella formazione. Quelli della formazione sono proprio risicati, quelli della vecchia 4,40 che si potevano spendere per la formazione, che se poi il dirigente deve obbligatoriamente investire per la sicurezza, per la sicurezza per l'81-2008, anche lì le scuole sono diventate rischio a rischio medio, una scuola elementare è a medio rischio, vuol dire, lo sapete che cosa si traduce? Nella necessità di formare i docenti per 12 ore, di cui 4 magari con piattaforma online, delle altre 8 con formazione specifica, con costi di 35 docenti, con un costo che si aggira per una scuola come la mia, che è grande, però sono 3-4 mila euro. E quello è obbligatorio. Allora un dirigente si trova davanti a un bivio. Io ho questi 2-3 mila euro rotti per la formazione. Dobbiamo fare il contratto all'RSPP, responsabile della sicurezza. Dobbiamo fare il contratto per l'amministratore di sistema, è un'altra situazione, poi dobbiamo fare la formazione per la sicurezza che è obbligatoria, sono queste le priorità poi alla fine. E allora ben vengano queste iniziative come oggi, che danno la possibilità appunto di intraprendere dei percorsi, ma debbono essere allargati a tutti. Un altro progetto, domani mi scade un altro progetto, e quello io noi li facciamo tutti, un altro assalto, l'ennesimo assalto alla dirigenza, perché nell'altro progetto c'è la possibilità di estendere veramente, sono attività per l'inclusione, quindi in questo modo il Ministero pensa di lavarsi la coscienza per queste situazioni, no? Perché abbiamo detto, abbiamo quanti insegnanti di sostegno, stiamo risparmiando, perché non c'è più c'è la necessità di avere la legge 104, eccetera, eccetera. Quindi tutti quelli che prima erano, diciamo, certificati perché erano invece tutto questo, erano BES, e adesso non hanno più diritto all'insegnante di sostegno, quindi stiamo veramente facendo risparmiare lo Stato. E allora voglio pensare male come mio collega, questa è stata anche la mia impressione quando, no, abbiamo letto dalla 170 al 2010, ancora più confermata poi dalla direttiva 27-12. Quindi stiamo facendo risparmiare? E in che cosa lo Stato pensa di stare a posto, di mondarsi? Dando tutti questi soldi così, ma senza un disegno sistematico, per iniziative che sono estemporanee, che sono lodevoli, sicuramente apprezzeremo da oggi in poi, però troveranno poi, diciamo, la traduzione, si tradurranno in comportamenti, si tradurrà in questa rivoluzione che auspichiamo? Vi lascio con questa domanda. Alla fine è questione sempre di soldi. Che per esempio noi nell'ultima legislatura tutte le finanze che hanno fatto taglio sanità e istruzione. Renzi però è normale. Allora torniamo all'attualità. Renzi, che speriamo. Cosa dice? Partiamo dalla scuola. Speriamo dalla sicurezza della scuola. Dalla sicurezza della scuola poi si può ricavare pure qualcosa per la scuola. Giusto. Partiamo dalla scuola come sicurezza, soprattutto legata alla terra. Va bene, grazie a tutti, grazie.
ma ci avevo un'urgenza e quindi l'abbiamo mandato via. Allora concludo io. Io intanto nel ringraziare i presidi, i dirigenti, voglio aggiungere qualche piccola cosa. Allora, io condivido che c'è una confusione normativa intanto, no? Mi pare che dai vostri interventi è venuto fuori. Volevo solamente significare che questa confusione normativa esiste anche in altri ambiti. Per esempio, un altro ambito che si interfaccia con l'istituzione scolastica è la sanità, e anche lì ci sono confusioni normative. Un'altra cosa che volevo riprendere, che mi sembrava molto significativa, era questo discorso: non abbiamo bisogno né della sanità della carta, dico io, né della scuola della carta, perché quello che veniva fuori dai vostri interventi, io mi trovo pienamente concordante, è che non c'è proprio bisogno di carte, abbiamo bisogno di competenze. E quando l'abbiamo pensato questo corso, l'abbiamo pensato anche rispetto alle competenze. La storia italiana è particolare. Vi devo dire che io recentemente sono andata a Milano e ho sentito Pat Miranda, che è una pedagogista canadese, la quale ha cominciato il suo intervento citando in italiano Andrea Canevaro. Poi, e quindi questo ci fa onore, come dice la Greci. Però poi, quando le persone intorno hanno cominciato a fare le domande, lei, ho visto che inorridiva un po', perché si è resa conto che certo l'impalcatura legislativa è per l'inclusività scolastica, in questo noi stiamo avanti, ma sui modelli e sulle strategie io non voglio generalizzare, perché poi non è vero, guardate, perché io perché neuropsichiatra infantile, qui io so che ho visto che c'è della gente di Aprilia, io ho lavorato lungamente come dirigente materno infantile ad Aprilia. Ho girato a lungo delle scuole, ci sono delle situazioni meravigliose e delle situazioni pessime, insomma, quindi c'è una situazione a macchia di leopardo. Comunque è vero che negli ultimi periodi, sia per ristrettezze economiche, sia per mancanza di formazione, no? Sia perché le scuole cadono in pezzi, perché anche questo è importante, sia perché le scienze sono andate avanti, no? La situazione si è un po' rarefatta e adesso noi abbiamo pensato proprio con il nostro istituto, perché di ricominciare dai paradigmi? Perché l'ambizione, questo è un istituto a livello nazionale, è di creare delle reti integrate di discipline, reti disciplinari integrate, perché la sfida oggi è proprio sull'integrazione delle discipline, questa è la complessità. Le discipline si devono incontrare e non devono confliggere tra di loro. Tutti sappiamo per esperienza che quando ci siamo messi intorno al tavolino, la sanità, la scuola, il comune, l'assistenza, eccetera, eccetera, spesso i genitori, qualcuno lo ricordava, la preside che è andato via, abbiamo creato conflitto, non la riduzione del conflitto che ci serve per l'educazione di un bambino. Allora, c'è questa sfida della complessità,
L'idea nostra è di partire disseminando a livello regionale gruppi di lavoro che poi si possono fare rete tra di loro, no? E comunicare e promuovere questa nuova cultura, perché prima delle leggi viene la testa ben formata, come dice Edgar Morin, no? Mi pare che lei facesse riferimento, ci avesse in testa Edgar Morin, cioè è il nostro l'atteggiamento culturale, che è fatto anche di pregiudizi, attenzione, e dentro cui noi dobbiamo costruire le competenze, ecco, cioè voglio dire, questo sarà un po' l'obiettivo del nostro lavoro. Ci sono leggi nuove che devono essere assimilate però culturalmente, perché guardate, io faccio la supervisione nella regione Marche dell'attuazione dell'ICF. La regione Marche, siccome è una regione forse un pochino più seria, più piccola, ma anche forse un pochino più seria, perché voi sapete che c'è un protocollo d'intesa firmato tra il MIUR che dice che le diagnosi funzionali si devono fare secondo ICF. Io penso che gli insegnanti lo sanno tutti. La Regione Marche si è fatta carico di prendere gli operatori della riabilitazione e fare un corso di una settimana su questa ICF e poi nominare punto per punto abilitativo di un responsabile dell'attuazione della cultura dell'ICF. Io per esempio seguo Ascoli Piceno e Sabeto di Tronto, cioè, e vado una volta al mese a vedere questi operatori come si è arrabbiato l'ICF, e guardate che è molto complicato, è molto complicato uscire dalla vecchia cultura, la rivoluzione, no? Cioè uscire dalla vecchia cultura e entrare nella nuova cultura, perché se non si sta attenti finisce che l'ICF diventa una serie di numeri che si mettono, un esercizio strumentale, una serie di numeri di cui non si conosce l'uso e il significato, per cui come voi avete visto noi abbiamo riservato nel programma una parte molto forte alla lettura dell'ICF e anche all'applicazione dell'ICF. In più, e qui mi è stato fatto cenno, non mi soffermo sul discorso del BES, del BEI, io personalmente dico che la parola BES non mi piace, perché, e sono d'accordo con il presidente Fiorillo, prima di tutto perché bisogna educativi speciali, la parola speciale è stata mutuata dal mondo anglosassone, ma non ci appartiene culturalmente, no, a noi ci appartengono i bisogni individuali di ciascuno, noi vogliamo fare il bene, non vogliamo fare il best, perché mi dovete dire che c'ha di speciale il migrante, che, oppure l'orfano, no? Cioè, ecco, queste sono riflessioni importanti. Quindi noi invece abbiamo pensato di dare spazio a questo modulo che si chiamano Saperi formali e informali, sguardi multipli, e la medicina narrativa e le storie narrate, perché, e qui chiediamo la collaborazione dei dirigenti scolastici su questo, vorremmo, ci auspichiamo, perché noi pensiamo che per costruire un buon percorso di inclusività per un bambino siano necessarie tutte le risorse disponibili. Le risorse formali, che sono quelle della scuola, poi ci sono le risorse formali delle amministrazioni comunali, e su cui poi bisognerebbe discutere, no? Perché se voi pensate che si è potuto prefigurare in Italia rispetto alla globalità della persona, che un disabile debba avere
un ex del, non so come si chiama la politica, che lo porta al bagno, un collaboratore scolastico, chiedo scusa della mia vecchiaia, che ti porta al bagno e ti porta e ti fa mangiare, no? E io so che i dirigenti si fanno in pezzi per dire tu alle 8 vai lì, alle 10 vai lì, cioè, voglio dire una cosa, no? Oh, poi dell'assistente alla comunicazione, perché voi sapete che ci sono dei disabili che non sono autosufficienti, sono le disabilità severe, di cui parleremo, le disabilità gravi. Allora che significa che io devo aspettare per parlare quando arriva l'assistente alla comunicazione? Che, cioè, voglio dire, prefiguro un modello veramente che frammenta la persona, che è assurdo, che crea un disagio a loro e a chi deve organizzare questo lavoro. Allora, noi invece pensiamo che bisogna fare empowerment. La parola chiave dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è il discorso dell'empowerment delle persone con disabilità. Cioè la possibilità di accrescere, l'obiettivo è quello di accrescere la loro autodeterminazione. Ora, il vulnera quindi sta proprio nell'età evolutiva, perché è proprio la scuola può essere un grande protagonista dell'empowerment, perché la scuola prende in carico un soggetto in età evolutiva. Così come i servizi dell'età evolutiva sanitaria prendono in carico, ma l'empowerment si fa mettendo dentro i genitori, non confliggendo con i genitori. Noi tutti i giorni confliggiamo con i genitori. Il mio istituto sta facendo una ricerca su la riabilitazione di comunità che è raccomandata e le ricerche emancipative. Le ricerche emancipative sono quelle che lavorano sull'autoaccrescimento della propria disabilità, lo stato di coscienza. Va di pari passo che qui noi ci dobbiamo occupare anche dei genitori. Allora, e abbiamo dato molta importanza, come vedete, a un modulo che si intitola Sapere formale, informale, sguardi multipli, e alle storie di vita e alla medicina narrativa. Vorremmo che su queste cose, con l'aiuto dei dirigenti scolastici, fossero coinvolte le persone con disabilità. Cioè, se venite qui e vogliamo restituirvi una cosa concreta, no? Non le solite chiacchiere, perché spesso, diciamocelo con tutta tranquillità, no? Chiacchieriamo, però non, poi gli insegnanti ci dicono sì, però in classe ci sto io, no? Ci dite queste. Sì, benissimo. Noi vogliamo costruire dei percorsi proprio su situazioni in cui, per esempio, sulle storie narrative sarebbe interessante, per le storie di vita, che si coinvolgessero i genitori. Chi vuole, ovviamente. Utopia, scusi. No, aspetti, signor, c'è tutta una metodologia, non diciamo, insomma, no. Vediamo. Sarebbe interessante, per esempio, che le storie narrate fossero generate da disponibilità in loco di familiari che possono venire a raccontare la storia dei loro figli a scuola. Ecco, cioè, quindi questo noi aspettiamo che si possa fare. Se questo non fosse possibile, noi pensiamo di portare delle persone, delle madri, dei genitori che vengono a narrare, o dei disabili che vengono a narrare la loro storia, perché si possa capire come
perché la medicina narrativa è tutta una strategia, no? Si possa capire come dalla storia narrata si possa fare empowerment e si possa aumentare l'autodeterminazione e la co-costruzione. Lei ce l'aveva in testa, io l'ho già, ho capito che lei l'aveva in testa, la co-costruzione del percorso, ecco. Come sarebbe giusto anche che si uscisse da qua, in questo percorso che è volontario, come diceva il prete, e quindi con l'idea che possa nascere un nucleo che poi possa autogenerare cambiamento all'interno del territorio di appartenenza, ecco. Forse il programma è ambizioso, forse anche noi abbiamo dato assalto alla diligenza, come dice lei, io sono perfettamente d'accordo, però sono anche consapevole che siamo in una situazione di difficoltà tutti quanti e che tutti quanti dobbiamo fare appello alle nostre risorse interne per cercare di mettere in piedi qualche cosa che poi dopo con forza possiamo successivamente difendere. Concordo ancora, volevo dire, mi trovo molto d'accordo con voi sul discorso dei CTS. Guardate che non è un discorso di ausilio, che ne so, io ho girato una scuola di Chieti con la mia università portando il mio e pensate che ho trovato LIM impacchettate negli sgabuzzini. Io non so se qua voi ce avete le LIM perché sono state mandate a tutti dal programma ministeriale. Poi ho trovato acquisto indiscriminato di software non tarati sui bisogni individuali. Per esempio, una sorda prelinguista dice: ma noi lo facciamo il computer. No, questo però è una cosa che deve interessare l'insegnante. Cioè, noi sì, noi usiamo il computer. Allora, sta sorda prelinguistica veniva portata in uno sgabuzzino, tra l'altro vietato dalla Carta dei diritti. Poi, dopo, quando studieremo la Carta dei diritti e leggeremo i diritti all'istruzione, vedrete che su questo ci sono dei punti molto severi, che da una parte si parla sì di accomodamenti ragionevoli, però da una parte ci sono dei paletti molto vincolati. Allora, questa ragazzina, intelligentissima tra l'altro, sorda prelinguistica, stava in una confusione di babele con la logopedista che diceva che doveva, il neuropsichiatra che diceva che doveva fare la comunicazione aumentativa, l'insegnante di sostegno che diceva che doveva parlare e gli insegnava A, B, eccetera, eccetera. Poi un altro che fece il laboratorio e ci aveva un software, poi è una situazione inimmaginabile veramente, un software per una sorda prelinguistica conoscita verbale, è assurda, però guardate che succedono, eh? Cioè, cosa voglio dire? Che l'uso del software chi fa il software deve avere delle elevate competenze e soprattutto deve costruire un'integrazione partendo dalla funzionalità di quell'individuo, no? Poi vi farò vedere noi in tutto questo bailam, c'è stata una tesi di laurea molto interessante, come siamo usciti partendo dall'attività. Dico, va bene, abbiamo detto a queste maestre, ma che deve fare questa ragazzina? Ah vabbè, deve fare la gita. Allora noi abbiamo prefigurato un software di comunicazione, fregandocene chi diceva che doveva fare la logopedia, chi doveva fare la comunicazione, perché non se ne usciva. Ecco, vorremmo fare la stessa metodologia qui, vorremmo che voi
ci portasse dei problemi e che potremmo provare a costruire delle unità didattiche inclusive, inclusive, perché la sfida è questa, cioè la sfida è il paradigma della complessità e della didattica e della pedagogia inclusiva, ma anche il discorso degli strumenti della pedagogia inclusiva, no? Perché se poi dopo gli sbagliamo questi strumenti, che non sono lo sgabuzzino, insomma, e non sono solamente i software, no? Sono anche l'empatia, il rapporto relazionale, l'autoaiuto, no? Il sapere quello che lui fa fuori di casa, a casa, no? E questo ecco perché ci servono le storie narrate, perché scopriremo dei mondi, no? Che non, ecco. Quindi la sfida è questa. Io vi prego di mettere le firme. La prossima volta, magari, visto che adesso qui abbiamo sommato gli interventi, possiamo cominciare anche a fare la presentazione, ciascuno di noi a dire la motivazione, il motivo per cui siamo arrivati, eccetera, eccetera, e le esperienze, le attività e i desideri. Vi prego di mettere la firma perché, e su questo saremo un po' severi, dirigenti, perché non perché dice sono volontari, perché poi dopo la regione dice ma che avete fatto? Siccome noi siamo un istituto, se vogliamo rubare i soldi allo Stato. Vabbè, vi ringrazio di tutto, mettete qui la firma.